Coulibaly, però tu qua me la devi spostare, non ci metta manacqua. Cioè, spostala. No, va via. Maledetto Coulibaly. Walkout devi vedere le luci ai lati. Ma che meraviglia! Paolo! Dai, dimmi che costa questo, dai. Ai, mamma mia, pessima gestione dei coins. Solo per voi, amici napoletani. Oh, allora, Kvaratskhelia. Bella scarpa, devo dire. Oh, Osimhen corre. Osimhen sembra correre. Bravo. Cansa. Guendorello. Bravo, Renato. Bravo. Bravo, Renato, sì. Paolo. Gran gol, lo possiamo dire. Kvaratskhelia. Bravo. Bravo Renato qui. Sì? Bravo. Ok. E che diamine, Victor, buttala dentro. Victor. Guarda, 3 ore per passare sta palla. Bravo, Guendorello. Oh. Boom. Niente. Bello stop a seguire. Bravo, bravo Bremer. Naia morta, mannaggia. Kvaratskhelia risponde così. So, signori, quella stro è veramente saltata in testa ad Osimhen. Sarà 1,20 m. Tira! Oh! Ma buttala fuori e godo! Beh, 79 di pena. No, 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 bravissimo! Bravo. Bravo, Victor. Victor! Oh. Bravo Victor! Romelu! Con la puntazza! E fa il segno della fine! Ancora, Big Ro! Fammi una tolta il cof, moccacchita! Ti metti in davor! Ti sta aspettando in davor! La piazza, Kvaratskhelia. Guendorello veramente strong. C'è Zano. E giochiamo contro Zano. Vediamo che squadra è. Lo Zanone. Non male. Eh sì, il pressing non ha aiutato. Perché pure io sto provando un po' di tattiche. Sì, dopo sta partita se lo fa un'amichevole, anche più di una. Diteglielo che ci sto. Hola. Ciao, Zà, tutto a posto? Ciao caro, come stai? Bene, tu? Tutto a posto, tutto a posto. Oh, ma vai con Manu Tren, eh? C'avevo il pressing, secondo me buchi a gogo. Ma proviamo Ma infatti sempre. ho detto, mazza come pressa bene il maestro all'inizio, però poi Tanto vedevo dei buchi simpatici. bene, non direi, però.
Nei Marigno. Guarda questo. Mamma mia. Dai Sadio, su. Giuda. 50k Sadio ti ho pagato, maledetto. Come si muove questo? Neymar, te l'ho detto. Mamma mia, ragazzi. Sadio main, bravo, ragazzi. Bello, capo. Queste sono delle azioni che mi piacciono. GG, maestro. GG, GG. Niente, ragazzi, è infranto subito il mio sogno di diventare un pro player. Ho preso il primo cazzo, lo prendo dal maestro, però godo. Vabbè, uno ciascuno, dai. Va bene. Ciao, un saluto. Ciao, bello, ciao, un bacione. Ciao, ciao, ciao. Per il content, li abbiamo provati. Questa bella Serie A, con qualche innesto. Vabbè, il portiere, non saprei che dirvi, ma sembrano tutti uguali sti portieri. Bremer, onestamente gran sorpresa questo Bremer, 1,88 m, gran body type, veloce anche se un po' pesante nei primi metri, però veloce, rapido nei cambi direzione, anche abbastanza automatico, devi dire un ottimo giocatore per iniziare, ha un costo più che buono per una serie iniziale, ci sta tutto, come si è intesa un'ombretta, sappiate che questo è un ottimo player, come voto gli diamo un 7, lui invece non mi ha entusiasmato, questo mi ha dato l'impressione di essere praticamente full manual come giocatore, poi gran body type anche lui, però bello pesante ma poco presente in game e soprattutto lascia andare via troppo gli avversari nei primi metri, tipo quando prima ho beccato quello con la tizia lì davanti, bravo a skillare, con questo è stato un incubo. Comunque ci può stare, sarà pure molto economico, come si è intesa anche a lui un'ombretta, questo per me è un 5,5, niente di eccezionale. Cancelo, mi aspettavo di più da lui perché comunque è un 86 di overall, 4,4, 1,82 m. Il problema secondo me di questa carta è quella velocità scatto, perché quando recuperate palla e provate a spingere sulla fascia non andate via un granché. Diciamo che a questo punto del gioco pure andate via, perché non è che chissà quali grandi giocatori ci siano contro, però lui per un terzino è un po' greve questa velocità, onesto. Poi per i passaggi molto bene, la fase difensiva anche, però sappiate che è un po' leggero e che fa fatica. Come si è intesa, gli ho applicato un'ancoretta. Come voto per me lui è un 6,5, però sappiate che non è niente di eccezionale. A inizio gioco è buono, ma non ci spenderei crediti, tanto vale mettere qualcun altro, magari meno automatico di questo, ma che corre. Berardi, lui devo dire deludente, non si muove, più non ha un bel niente di esplosivo. Un peccato perché c'ha un bel body type, tutto sommato, i passaggi. Quando c'ha palla tra i piedi si riesce pure a proteggere bene, però non si muove, è proprio pesante. Quei classici giocatori che vi danno proprio l'idea di essere marci quando li usate. Peccato perché comunque le stats non erano affatto male, ma comunque costa poco, ci sarà un motivo. Lui niente di che, gli avevo applicato un catalizzatore per boostare un po' la velocità, limiti di passaggi, dato che l'ho utilizzato COS, però lasciate perdere sto Berardi. Come voto per me lui è un 5,5. Arriviamo a parlare dei big boys. Il Guendorello, pazzesco, devo dire, ovviamente, pazzesco rapportato a quella che è la fase del gioco, quindi l'inizio del gioco. È veramente molto, molto presente in game, grosso, aggressivo, tanta roba, pure con i passaggi, le intercettazioni, veramente top, ma lasciate stare le stats, vi dico come si comporta in game. È ovunque questo, non so se ha qualche stile particolare, ma niente di che, però in game è tanta roba, stra presente, eppure un gran bel body type. Come sintesi abbiamo applicato un'ombretta, ve lo straconsiglio per una Serie A, anche perché non dovrebbe costare niente. Come voto per me lui è un 7 pieno, se fate la Serie A prendete Renato. Tantissima roba Renato, alto alto, 4,4, diciamo che per lui vale un po' lo stesso discorso di Guendouzi, però lui è ancora più presente in game, poi è il solito Renato, magari non è automatico come ci si aspetta, molto manuale, giocatore
un mastino in mezzo al campo con cui recuperare palla, poi non ci si deve avventurare in grossi dribbling e tutto quanto, però è il solito Renato d'inizio anno sgravato, tra l'altro si può pure upgradare, mi pare che dicevate, con quella nuova modalità, questo non ci metto le mani sul fuoco, ma comunque lui è veramente ottimo e d'altra parte costa un bel po' per essere inizio gioco ed essere solo un 78. Come sente su un'ombretta anche a lui, per me questo è un 7 e mezzo. Pieno. Parliamo di Kvaratskhelia, gran bel giocatore, 5'5, 1,83 m, gran bel body type, protegge bene palla, nonostante la forza non sia delle migliori, però ci mette il fisico, i passaggi sono molto buoni quando skilla movimenti ampi. Quello che mi ha un po' triggerato di questa carta è la velocità, perché uno da Kvaratskhelia si aspetta un giocatore che corre, uno sprint bustante, ahimè lui lo è veramente poco. Ho provato i doppi passi, L1 corsa, niente di che. Per questo ho preferito spostarlo dall'esterno e metterlo COC. Lui può fare tranquillamente per me inizio gioco sia il COC che l'attaccante in un attacco a due possibilmente, però comunque rimane un giocatore completissimo. Non so se ci spenderei tutti questi crediti, probabilmente salirà anche perché hai pato, però sappiate che se lo prendete per correrci dritto, per giocare ignorante, no, va usato in maniera ragionata perché non va bene. Comunque, anche lui abbiamo applicato un bel cacciatore per farlo andare di più via in velocità, per boostargli la finalizzazione, eccetera, eccetera. Come voto per me Kvaratskhelia è un 7, perché è un giocatore molto completo, poteva essere un 8 se l'avessero fatto bello fast. No, 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 non è alla Neymar. Neymar è molto più sprint boostante e sgusciante, però lo trapassano. Lui è più fisico, protegge molto bene palla, ma non è sgusciante come Neymar. Lukaku, onesto, lui l'ho provato perché contro mi ha dato sempre grossi problemi. Lo dovete vedere un po' come i Lengti dell'anno scorso, quelli con cui dovete prendere palla, doppio passo dritto per dritto. Quando parte, 95 di forza, è un gigante. Nel dritto per dritto effettivamente prende una grandissima velocità, un'ottima progressione, però non è Harry Kane oppure le versioni speciali di Lukaku che fate L1 corsa e parte. Ci mette un bel po' per partire, però onestamente, dato che non costa proprio niente, dato che comunque finalizza benissimo, protegge benissimo palla, se gli affiancate uno molto agile, tipo la tizia che c'aveva quello che gli crea gli spazi, questo sappiate per la Serie A. Se non siete amanti del dribbling dello stretto, ma magari giocate più di ignoranza lanciando i giocatori, cercando la profondità nel dritto per dritto, lui potrebbe piacervi più di altri. Però rimane comunque un giocatore. Sì, ottima finalizzazione, ottimo fisico, ottima progressione, ma accelerazione scandalosa, agilità pessima, equilibrio non ve lo dico proprio, abbastanza a pezzi da quel punto di vista. Come sintesi, ho messo un cacciatore per cercare di farlo correre un po' di più. Come voto, per me lui è un 6 più, però sappiate che ha il suo perché utilizzato in quella maniera ignorante. Prima di parlare di Osimhen, vi parlo di questo Dybala che ho spacchettato e che dovrei far volare perché non vorrei che mi morisse in mano. Gran bella carta, gasa onestamente con tutti sti lucidi, ste cose. Lui è il classico COC, COSCOD, deve giocare dietro le punte perché lui è un altro che non va via a nessuno in velocità, proprio sembra correre sul posto, estremamente agile, tecnico, tutto sommato ha pure un bel body type, quindi i movimenti sono ampi, però tendono a spostarlo facile. I passaggi pure sono top. Un tiro a giro ci ho fatto devastante, l'ha messa proprio all'incrocio, perché credo che abbia, vedete, tiro di precisione, molto tecnico. Quindi lui deve stare leggermente al di fuori dell'area per trovare la conclusione, per creare gli spazi, eccetera, eccetera. In attacco, onestamente, eviterei per via del piede debole, per via della poca sprint bustaggine. Però è un bel giocatore, non ci spenderei 100k, come si è inteso, un cacciatore. Come voto, per me lui è un bel 7 meno come COCCSCOD, però ricordate, non è un giocatore che corre, è un giocatore da utilizzare in maniera agile. A proposito di giocatori che corrono, lui devo dire è uno di quelli che ha usato che dà una sensazione di velocità in un gioco, in un contesto con un gameplay impastato dove è difficile andare via. Lui sembra correre. L1 corsa, doppi passi, gran finalizzatore, se la cava molto bene anche di testa, è alto, zompa come un grillo.
come vedete 91 di finalizzazione, dovete evitare un pochettino il piede debole perché un paio di volte l'ha mezza svirgolata, però dritto per dritto top, accelerazione top, gioco aereo top, finalizzazione fenomenale, poi passaggi è pessimo, mille problemi, però è vero che costa perché l'ho pagato 80.000 crediti, spero che non crolli, però è uno di quelli con cui si può giocare d'ignoranza. Anche a lui, così come per lui, non farei giocare mai insieme lui e Lukaku, gli dovete affiancare uno molto agile e skillato che gli possa creare spazi e magari anche forte con i passaggi per lanciarlo. Però questo merita. Dei giocatori che ho provato oggi, mi sa è quello che mi è piaciuto di più. Come stile intesa gli abbiamo applicato un falchetto per dargli ulteriore velocità, finalizzazione, anche un pochettino di aggressività e ulteriore forza. Per me questo è un signor attaccante da inizio gioco. Come voto gli do un 7,5 pieno a Victor Osimhen. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere la review. Stato buono, alla prossima.